diverso da essere uguali. C'è la discriminazione che esclude la donna da diritti, opportunità, ruoli sociali. Poi ce n'è un'altra, costruita a rovescio, dove l'uguaglianza si fa costrizione, nega il diritto di essere differente e trattata come tale. Lo sa Rosa D'Ambrosio, dell'associazione Per Fare. Lei esplora la medicina di genere. Quando negli anni 70 ho cominciato a lavorare come medico, non si parlava ancora di medicina di genere. C'erano sì alcune convinzioni che poi si sono anche rivelate sbagliate, come ad esempio che l'osteoporosi fosse appannaggio delle donne e le malattie cardiache degli uomini. Però nel tempo si è notato come alcuni farmaci dati alle donne e agli uomini avevano effetti diversi. Potevano essere meno efficaci, potevano dare più effetti collaterali. E ci si è chiesto come mai, visto che sicuramente c'era stata una sperimentazione alla base dell'uso di questi farmaci. E quindi alcuni ricercatori hanno voluto verificare i protocolli di sperimentazione di questi farmaci, scoprendo, devo dire con sorpresa, che i campioni di popolazione scelti per la sperimentazione erano costituiti quasi esclusivamente da maschi. Questo da un punto di vista degli sperimentatori, cioè di coloro che conducevano la ricerca, poteva avere un qualche senso, perché le donne con i loro cicli mestruali, con le gravidanze, con le menopause, erano meno inquadrabili, meno standardizzabili e quindi creavano più problemi poi nella, come dire, definizione del farmaco. E questo però ha evidenziato un problema grande, cioè noi produciamo, le case farmaceutiche producono farmaci per uomini, poi vengono dati anche alle donne, e però con effetti che conosciamo molto meno. Naturalmente, visto qual era il problema, oggi si sta cercando di riequilibrare quelle cose, specialmente grazie anche all'Associazione Internazionale delle Donne Medico, che si sta battendo per questo. E naturalmente tutto ciò dovrebbe portare, oltre che a delle diagnosi corrette, anche a delle terapie appropriate. Grazie.